Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un pezzo bellissimo di Pino Daniele che è Napulè. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di sei accordi in totale, iniziando con il Do maggiore, quindi sappiamo che dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, Do, Mi, Sol, forma il Do maggiore, poi c'è il Fa maggiore, quindi dove ci sono i tre tasti neri a sinistra c'è il Fa maggiore, cioè il Fa, quindi Fa, La, Do, forma il Fa maggiore. E inizialmente fa solo questi due accordi. Napule mille paure. Poi qua cambia e va al Sol maggiore, quindi accanto al Fa c'è il Sol. Sol, Si, Re, Sol maggiore. Poi metterà il Mi minore. Quindi andando indietro fa Mi, Mi, Sol, Si, Mi minore. Poi a seguire il Mi maggiore, quindi anziché il Sol diesis, Mi, Sol diesis, Si, Mi maggiore. Ed infine il La minore. Quindi questo è il La, La, Do, Mi, La minore. E poi farà ancora Fa, Sol e Do. Vi faccio sentire tutta la successione degli accordi. Abbiamo detto all'inizio Napule mille culur, solo Do e Fa per quattro battute. Napule mille paure. Poi c'è il Sol. Napule a vocere creatur, Mi minore. Che saio chiano chiano. Due volte Mi minore e due volte Mi maggiore. E tu sai che non si su. Quindi ricapitolando, quattro volte Do maggiore e Fa maggiore per due volte, poi quattro volte il Sol maggiore, e due volte Mi minore, due volte Mi maggiore e due volte La minore. Poi anche Fa, Sol, Do, quindi una volta. E va sempre avanti così la canzone per tutte le strofe e i ritornelli. Alla fine invece avremo solo due accordi che sono quelli iniziali, che sono Do e Fa. Quindi Napule non sola mare, Napule adore mare, Napule una carta sporca, e nessuno se ne importa, eccetera, eccetera, fino alla fine, sempre così. Bene, anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio in descrizione, come sempre, il link su dove trovare il testo con gli accordi, poi altri due link di puntate per imparare proprio gli accordi al pianoforte ed inoltre la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao ciao, alla prossima!